nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo Tea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento che fa parte di Accenti, incontri lampo per spettatori esigenti. E diamo il benvenuto a Stefani, le manager, Fabio De Otto, Sonia Folin e la redazione di La Balena Bianca. Presenta Maurizio Matrone. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2020 troverete anche gli audio di questa edizione. Grazie. Grazie per essere qui. Questo appuntamento, ve lo ricordo, anziché 30 minuti ne durerà 40 per dare il tempo per le traduzioni, visto che siamo anche collegati con l'America, quindi abbiamo un bel collegamento. E allo scadere, ahimè, dei 40 minuti chiuderemo questo appuntamento. Vi ricordo che i libri di Fabio De Otto sono disponibili nel banchetto che è qui alla mia sinistra e che al termine di questo incontro lui sarà ben disponibile ad autografarveli. E vi ringrazio, non vi porto via altro tempo, buon ascolto, buona serata. Benissimo, grazie a tutti per essere qui questa sera. Allora, il tema di questa sera è la climate fiction. Perché climate fiction? Perché questo è un genere letterario, sottogenere letterario, nato tra gli anni 60 e 70, ma che ha visto negli ultimi 10-15 anni un'esplosione, un proliferare di autori, tra cui autori molto importanti, come per esempio anche Margaret Atwood o anche McEwan con Solar. Ed è sicuramente legato a quello che è uno dei temi più caldi a livello appunto politico, sociale, che è appunto il cambiamento climatico. E quindi volevamo capire, insieme ad alcuni esperti di cambiamento climatico e di climate fiction in particolare, quali siano i confini di questo genere, che cosa può essere, quale può essere lo strumento o la funzione di questo tipo di sottogenere, quali apporti può dare al tema del cambiamento climatico e come può essere spiegato meglio magari attraverso questo tipo di narrazioni. A parlare con noi saranno appunto Stéphanie Leménager, formatasi ad Harvard e attualmente docente di letteratura inglese e studi ambientali dell'Università dell'Oregon. Ha pubblicato alcuni libri molto importanti come Living Oil, Petroleum Culture in American Century e Manifest and Other Destinies, Territorial Fictions. E poi abbiamo Fabio De Otto invece, autore nostrano, laureato in biotecnologie e tra i più interessanti scrittori italiani della nuova generazione. Fabio De Otto è uno dei pochi autori italiani, credo, ad aver inserito degli elementi di cli-fi nel suo ultimo romanzo. E appunto potrebbe darci una mano a spiegarci meglio, insomma, che cosa manca, per esempio, agli autori italiani per poter approcciare questo che è un tema più anglosassone e che invece in Italia ancora non ha sfondato. Ma partiamo dalla domanda più generica, quindi, e che vorrei porre appunto a Stéphanie Leménager. Che cos'è la climate fiction, quindi? Quali sono le caratteristiche peculiari che distinguono per esempio la cli-fi da un romanzo distopico o di fantascienza? Per esempio, una studiosa molto importante come Adeline Jones Putra fornisce una definizione ristrettissima della climate fiction come racconto di catastrofi climatiche generate esclusivamente dall'uomo. Lei è d'accordo con questa definizione? I would agree in part. I am interested in a broader definition myself. I think climate fiction is fiction for our moment, by which I mean starting at the mid-20th century, and it's fiction that makes clear that human beings, even those of us who consider ourselves to be moderns, are absolutely entangled with other life and even non-human forces like the climate and atmosphere. So I think climate fiction is about the imbrication of the human in many other physical and biological forces. Okay, sì, sono d'accordo in parte, ma mi interessa in realtà fornirne una definizione più larga. Per me la
climate fiction o cli-fi è la fiction che prende in esame il momento che stiamo vivendo, e per questo intendo il momento che è nato a partire dalla metà del XX secolo, e che in qualche modo chiarisce che l'essere umano, compreso l'essere umano che si considera moderno, è di fatto profondamente coinvolto e implicato con le altre forme di vita e le altre forze che regolano la vita sul nostro pianeta, come ad esempio il clima o l'atmosfera. Climate fiction per me appunto è un modo di dimostrare questo coinvolgimento dell'uomo con le forze biologiche e fisiche che regolano il nostro pianeta. Ovviamente la stessa domanda è posta anche a Fabio. Allora sì, io sono d'accordo, sono molto d'accordo con Stefani, non sono tanto d'accordo con la definizione che hai letto tu, o meglio, fino adesso dai suoi albori la climate fiction è stata connessa alla catastrofe, però penso che sia necessario liberarsi da questo, questo scenario distopico. Il fatto che anche oggi si parli di distopia non è un caso, perché la climate fiction spesso ha alzato la temperatura sotto il pentolone in modo da vedere dove si potrebbe arrivare se le cose vanno a gambe all'aria. Il problema è che le cose già stanno andando a gambe all'aria, solo non in maniera catastrofica o con dei cataclismi così visibili. Quindi penso che la climate fiction più interessante degli ultimi periodi sia invece quella che descrive questa fase di transizione e quindi questo mondo, senza per forza utilizzare una sponda futura. Ecco, quindi non diciamo il catastrofismo alla The Day After Tomorrow, no, con i mega uragani, ma è qualcosa di molto più prosaico, no, dei fatti banali come per esempio i profughi climatici, penso, ecco, una cosa del genere. Sì, è curioso che tu abbia, è interessante che tu abbia parlato di profughi climatici, perché è esattamente una delle questioni che di solito non si associano al cambiamento climatico. Attualmente i migranti climatici si stima che siano intorno ai 5 milioni. Se le stime non sono sbagliate, di qui al 2050 o 2060 diventeranno 120 milioni. E quindi capite che in una prospettiva del genere un racconto della migrazione diverso da quello che stiamo facendo adesso, ma comunque ambientato in un presente o in un futuro non troppo lontano, sarebbe interessante. È quello che ha fatto del resto Bruno Arpaia con Qualcosa là fuori, romanzo che appunto immagina un futuro abbastanza prossimo dove l'Italia è invivibile per il caldo, e mi immagino che qua a luglio non si stesse benissimo, ora datemi conferma, magari Mantova è un'isola felice, però ci stiamo avvicinando a questa cosa, e quindi si immagina un'Italia invivibile per il caldo e un sacco di profughi che proprio dall'Italia, noi non siamo abituati a considerarci migranti anche se lo siamo stati per tantissimi decenni, vanno verso la Scandinavia dove veniamo trattati come noi trattiamo i migranti. Ecco, forse è il caso a questo punto di dare qualche coordinata per quanto riguarda dei titoli importanti della climate fiction, in modo tale da, insomma, dare una panoramica di quelli che dovrebbero essere i libri da leggere per capire meglio la climate fiction, o quelli che secondo voi sono i più importanti. Lo chiederei prima ovviamente a Stefani, poi a Fabio. Sure, well, this climate fiction canon as it is changing. What was considered climate fiction about 10 years ago were primarily science fiction-like novels by people like Kim Stanley Robinson, for instance, his Science in the Capital series or his New York 2140. Also the novels of Margaret Atwood, as was mentioned, her Mad Atom trilogy. But there is much climate realism out there as well. Social realist novels like Barbara Kingsolver's Flight Maps, or what I would call psychological realism by people such as Ali Smith and Margaret Drabble. I would also say that there are some fascinating novels about, as your author said, where we are now, many of them written for youth. So Saki Lloyd's Carbon Diaries, for instance, are very realistic novels, to my mind, about refugeeism, about the changing structure of cities, and the need for new infrastructures to support both collapse and
also energy transition. Sì, il canone della climate fiction sta cambiando e quello che era la climate fiction 10 anni fa erano soprattutto romanzi di fantascienza come quelli di Kim Stanley Robinson, penso ad esempio a New York 2140, oppure alla trilogia di Margaret Atwood che è stata anche già citata da voi. Esiste il climate realism, quindi romanzi che hanno per tema il clima e che sono tuttavia più realistici come quelli di Barbara Kingsolver, o di realismo psicologico come quelli di Alice Smith o Margaret Travel. Sono, come diceva Fabio De Otto, anche molto interessanti i romanzi che proprio parlano del momento attuale, del momento che stiamo vivendo adesso, e in questo senso segnalo con piacere i romanzi per ragazzi, per giovani lettori e adolescenti, come quelli di Zachy Lloyd, che sono romanzi realistici, davvero di ottima qualità, che trattano il tema dei rifugiati e di come sia importante sviluppare una nuova struttura delle città e nuove infrastrutture anche che consentano di sostenere i vari cambiamenti e la transizione energetica. Sì, io mi permetto solo di aggiungere due romanzi che potete trovare tradotti in italiano, perché purtroppo molta climate fiction odierna non viene tradotta. Due romanzi molto diversi. Uno è Annientamento di Jeff Van der Meer, che alcuni non sarebbero d'accordo con me probabilmente nel dire questo, però secondo me è un libro di climate fiction perché racconta, non so se qualcuno di voi l'ha letto, però racconta di questa area X che si scopre in Florida, dove tutti gli esseri umani che vi entrano perdono ogni specificità, ogni tratto che li rende unici. E io penso che questa sia una metafora e un'allegoria molto interessante per ridimensionare l'immagine che abbiamo di noi in rapporto a quella che chiamiamo natura, quando in realtà è tutta la stessa cosa. Ancora più bello, nel senso che secondo me è scritto meglio, The Overstory, in italiano è stato tradotto con Il sussurro del mondo di Richard Powers, che ha vinto il Pulitzer. E qui Richard Powers è riuscito a fare un romanzo dove il baricentro del romanzo non sono più gli esseri umani, ma le piante. Ovviamente per raccontare una storia non puoi, hai bisogno di un conflitto, le piante non hanno conflitti che noi sappiamo. Però è interessante il cambio di paradigma che lui ha fatto e l'esperimento che lui ha fatto, e quindi diciamo che dopo che tu leggi quel libro esci da casa tua e per la prima volta ti sembra di vedere le piante. Invece di essere uno sfondo, una tappezzeria, diventano degli esseri viventi a cui tu non pensi che in realtà sono fondamentali all'equilibrio del pianeta. Ecco, adesso una domanda sempre sul genere, ma quindi la climate fiction è un genere prevalentemente letterario o è più trasversale, quindi abbraccia il cinema, le serie e anche altre forme, diciamo, mediali? Rispondo io. Allora, è interessante perché è nato più come genere letterario, nel senso che la letteratura più del cinema si è spinta a immaginare modi di raccontare il presente, di rendere visibile quella parte invisibile del presente che è il riscaldamento globale, più del cinema. Però una cosa interessante del cinema è che se da un lato ci sono un sacco di film post-apocalittici o catastrofici, tu hai citato The Day After Tomorrow, che è esattamente il prototipo di film climate fiction sbagliato, nel senso che immagina un mondo completamente stravolto, però è scientificamente implausibile. La cosa interessante negli ultimi tempi è che in film da cui non te lo aspetteresti, film di fantasia, come possono essere gli Avengers o Aquaman o Frozen per dire, ti ritrovi sullo sfondo il cambiamento climatico molto più che nei film realistici. E questa è una cosa secondo me interessante, perché è come se in quei film si permettessero di esercitare questa pressione reale, tra l'altro, ma poco visibile, mentre nei film realistici è molto raro che succeda. L'hanno fatto in
Il re della terra selvaggia, che è ambientato in Louisiana, e la Louisiana sta sprofondando al ritmo di un campo da football all'ora, e, però ancora mi manca vedere nei film realistici questo contesto di cambiamento climatico che in realtà esiste in molti posti del mondo. Voi andate, parlate con le persone, loro dicono certo che ci crediamo, abbiamo l'acqua in casa, oppure ci sono animali, non vediamo più gli insetti come li vedevamo prima. Insomma, ci sono vari modi di raccontare il cambiamento climatico senza utilizzare la catastrofe. Chiediamo anche a Stefani quindi di darci, insomma, la sua opinione su questa domanda, sul fatto che effettivamente la climate fiction è qualcosa che va oltre la letteratura, va oltre, diciamo, la poesia, eccetera. I do, because I think we're again in a moment where we are creating a new genre of humanism, and we must, because what was believed to be possible for the human is now seen realistically as having profound ecological limitations, but also ecological possibilities. So I think every form of art is becoming more attuned to climate. There are some terrific digital projects about climate. One of them is called Dear Climate. Another one is called Future Coast, that use storytelling elements with digital media to help people tell the human story in a climate-changing world. There are artistic projects like Maya Lin's famous What is Missing that talk to us of the sixth mass extinction that we now are undergoing and honor all the life forms that are falling out of this world, reminding us how much we are supported and made human, in fact, by other forms of being. I don't think that climate fiction will be a term that we use forever, because I think soon every fiction that humans tell in every media will be profoundly about what we have called climate, which really is about life, the possibility of living. Sì, credo che appunto quello che stiamo creando e che riguarda il momento presente è di fatto un nuovo umanesimo, e questo è una necessità che abbiamo, perché se in passato ritenevamo alcune cose possibili, ci siamo trovati confrontati con i limiti dell'ecologia, i limiti e anche le possibilità. In qualche modo tutte le forme d'arte, io credo, si stanno man mano sintonizzando sul tema del clima. Ci sono anche molti progetti digitali come Dear Climate o Future Coast, che sono progetti in cui appunto i media digitali vengono utilizzati per raccontare una nuova storia dell'uomo in un mondo in cui il clima sta cambiando. Esiste un progetto artistico che si intitola What is Missing, che cosa manca, che racconta le sei estinzioni di massa che stanno avvenendo adesso, in questo momento, e le varie forme di vita che si stanno perdendo e che ci ricordano che l'uomo è profondamente legato, profondamente dipendente a altre forme di vita. La climate fiction non credo sarà eterna, perché molto presto tutte le forme d'arte, le forme di racconto non potranno che includere il clima appunto nella produzione artistica, perché il clima è la vita, è la possibilità di continuare a vivere. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu, Fabio, prima all'opera che hai citato, che l'anno scorso qui al festival c'è stato Emanuele Coccia, un filosofo con cui anche noi abbiamo dialogato, che ha scritto un libro anche molto godibile, non troppo specialistico, si chiama La vita delle piante, no? E in questo libro lui addirittura prende le piante a modello, no, della vita umana. Cioè, in qualche modo è come se noi abbiamo da imparare qualcosa dalle piante, proprio a livello di identità, di rapporto con l'informazione, proprio di come funziona la vita. Ecco, volevo solo fare questa,
questo richiamo. Invece volevo fare una domanda a Stephanie legato al concetto di petroculture, perché è una cosa che effettivamente so che è una sorta di tua idea su quello che petroculture è, cultura del petrolio. Petroculture. Insomma, volevo magari avere più dettagli e informazioni su quella che è, insomma, un'idea che hai in particolare su questo tipo di, cioè su quanto il petrolio contamina e contagia ogni elemento della nostra esistenza. Well, I think we can say that we have spent the last century and a half making a modern world out of dead plant matter. And now perhaps we're finally understanding the intelligence and the beauty of living plants. Petroculture is the culture that fossil fuels made. It seemed to be a culture of wonderful efficiency and spectacular possibility. But we now understand that what made that wondrousness possible was the extraction of the riches, the greatest ecological riches of this planet, and the pollution of the very atmosphere that makes it possible for us to live. So petroculture is a dead but walking mode of life. It is a kind of zombie system in which many of us still believe we are thriving, but it must end. And I think we're seeing the profound throes of nostalgia for petroculture here in the United States with our president that we currently have, and elsewhere as well in the world. Many people have become very powerful on the backs of the laborers who have extracted this fossil richness, and on the backs of all of the ecological actors who have made this modernity possible. Credo che possiamo dire di avere passato l'ultimo secolo e mezzo circa a attuare delle trasformazioni per trasformare appunto il nostro mondo moderno a partire da materia vegetale morta, e solo adesso stiamo apprezzando la bellezza delle piante vive. La cultura del petrolio appunto è la cultura che ha prodotto i combustibili fossili, una cultura che è sembrata per un lungo momento un risultato efficiente, rappresentava grandi possibilità, ma adesso sappiamo che questa cultura era resa possibile solamente dall'estrazione delle preziosissime ricchezze del nostro paese, e abbiamo anche raggiunto la consapevolezza dell'inquinamento che questa cultura ha prodotto. Quindi la cultura del petrolio è di fatto una sorta di zombie, di morto che cammina, un sistema che noi per molto tempo abbiamo ritenuto valido e che in realtà è morto e deve morire. Noi assistiamo a questo movimento di nostalgia nei confronti della cultura del petrolio, ad esempio con il nostro presidente qui negli Stati Uniti, Donald Trump, sta accadendo anche in altri posti nel mondo. Ci sono molte persone che hanno raggiunto un grande potere attraverso il lavoro delle persone che hanno lavorato all'estrazione e anche appunto a spese del nostro ambiente, e questa cultura deve assolutamente finire. Ecco, io poi volevo chiedere questo, no? Diciamo, leggere, fruire, no, di un'opera climate fiction, diciamo, può aiutare veramente a fornire degli strumenti per agire concretamente, quindi per cambiare il comportamento e i paradigmi, anche il modo di pensare,
oppure funziona, diciamo, come anche una catarsi a buon mercato, no? Come molti, molti prodotti distopici, per cui io vedo la catastrofe, vedo il pericolo, no? Vedo anche come questo pericolo si può sviluppare nel futuro, poi esco diciamo dal cinema o chiudo il libro e il mio comportamento non cambia o può tranquillamente rimanere uguale, ecco. Allora, è una domanda un po' complicata. Innanzitutto io credo che qualunque libro noi leggiamo ci cambia un po' il modo di vedere il mondo, quindi anche il modo di pensare. Quindi anche se una persona integra elementi climatici all'interno del proprio romanzo in maniera non intenzionale, quindi senza voler cambiare la prospettiva delle persone, di fatto lo fa. Penso anche che molta... Cli-fi, e la chiamo così perché molta climate fiction fantascientifica va a utilizzare quegli stilemi della fantascienza dove c'è una situazione irreparabile o comunque in cui l'uomo non può fare più nulla se non sopravvivere a una situazione particolare. La sfida vera, secondo me, della climate fiction è quella di mostrarci invece come il mondo in cui siamo adesso può essere ancora, come possiamo incidere noi sul mondo in cui viviamo. E penso che questa cosa valga in particolare per la letteratura, perché la letteratura è uno strumento immersivo, è una forma d'arte che presuppone un intervento attivo da parte del lettore. Non è come il cinema, non è come la musica. È una magia a due, lo scrittore scrive lo spartito, per voler utilizzare una metafora musicale, e il lettore esegue quello spartito piuttosto che fruirlo. Di conseguenza, avendo questa dimensione immersiva, secondo me la climate fiction letteraria ci può permettere di sperimentare situazioni che altrimenti, viste soltanto su schermo, ci farebbero sentire automaticamente strani e quindi anche impotenti. Quindi io credo che sia importante affrontare appunto questa situazione, questa fase di transizione dove noi stiamo passando da quello che consideravamo un mondo immutabile a un mondo che rischia di diventare catastrofico. Queste storie possono aiutarci a metterci in quella situazione e a sperimentare sulla nostra pelle attraverso i veicoli narrativi dei personaggi, in modo da renderci anche più visibile quello che è una parte del mondo che per ora non lo è. Volevamo sapere appunto anche Stefani cosa ne pensa in questo caso. Well, I think what Fabio said was beautiful, and I very much agree, and I learned from what he said. Let me say that first. Second, I will say, I think a cheap catharsis would only come with something like the film Day After Tomorrow, which I think of almost as a kind of climate change pornography, not scientifically accurate, also very sort of spectacular, reinstating certain kinds of truisms about heroism connected to old forms of being American, old forms of capitalism, old forms of masculinity. So to me, that would be a cheap catharsis. But I think that what Fabio says about fiction is right. It's immersive. And to me, it helps us all of us who are readers, to come to terms with where we are in the human story. I know that there is no universalism to being human, but at the same time, I think we as a species do have to understand that as a species, we matter, both for good and bad. And I think we are a fiction-making species for a reason. It's an adaptation. It is a mode of envisioning where we have been and where we could possibly go. It is also a way of understanding that we are not alone. One of my colleagues has written about climate change denial as producing ontological insecurity, meaning a kind of fear of that your very mode of being is destroyed by this change. And I think climate fiction helps us to live in this climate-changed world. It gives us a kind of
possibility space for trying that out. And it makes clear to us that actually some form of living on and acting is possible. Sono, vorrei dire innanzitutto che sono molto d'accordo con le cose che ha detto Fabio, mi sono piaciute moltissimo e ho imparato molto dalle sue parole, volevo dire questo innanzitutto. Poi credo che una certa catarsi potrebbe davvero accadere magari con film come appunto il fenomeno a cui ti riferivi prima, con The Day After, film come The Day After Tomorrow, che per quanto mi riguarda è sostanzialmente pornografia del cambiamento climatico, una appunto opera che non è scientificamente accurata, che ha una forma di spettacolarizzazione e anche un ritorno di un certo tipo di eroismo, di un certo tipo di iconografia legato alle vecchie forme di capitalismo e di maschilismo molto americano. Comunque appunto sono d'accordo con invece quello che diceva Fabio, la letteratura è una forma d'arte immersiva e credo che possa aiutare i lettori a venire a patti con quello che è la storia dell'essere umano oggi. Non esiste, io lo so, un universalismo nell'essere esseri umani, ma credo che dobbiamo anche capire che siamo importanti nel bene e nel male e che abbiamo saputo creare la fiction proprio perché è una forma di adattamento, perché è una forma di, per avere una visione che ci mostra quello che siamo stati e quello che stiamo diventando. E ci ricorda anche che non siamo da soli. Una mia amica, parlando appunto del diniego del cambiamento climatico, lo ha spiegato come paura, appunto, perché è un modo di reagire alla paura del mondo che sta cambiando. Io credo invece che la climate fiction ci possa aiutare a vivere in un mondo che sta cambiando, perché ci apre una possibilità e ci fornisce delle idee di nuove forme di vita, appunto di possibilità su questo pianeta. La climate fiction però resta comunque un fenomeno prettamente anglosassone, principalmente anglosassone, quasi tutti gli autori sono americani, soprattutto americani e inglesi, qualche tedesco, qualche francese come adesso per esempio anche dopo l'onda che è uscito in Italia a luglio, però in Italia pochissimo, in Italia forse niente. Però abbiamo Fabio De Otto effettivamente nell'ultimo romanzo, un attimo prima, inserisce qualche elemento di climate fiction, ce ne puoi parlare? Allora, non è stato così tanto consapevole, nel senso che non è che volessi fare un romanzo di climate fiction, però ambientando un romanzo in un futuro dove c'è già stata una crisi energetica, che poi è stata anche una crisi del sistema capitalistico in cui viviamo, quello che mi è interessato andare a vedere è come in un mondo dove questa crescita incontrollata non sia più perseguibile, cioè noi siamo cresciuti e continuiamo a ragionare in un'ottica di crescita, la crescita è bene, la crescita è progresso, frase che tra l'altro viene detta in Waterworld dal leader dei cattivoni e fa molto ridere sentirla adesso, e noi dobbiamo un po', secondo me, disancorarci da questo concetto positivo di crescita. Noi non possiamo più permetterci di crescere nel senso in cui l'abbiamo inteso fino adesso. Dobbiamo iniziare a prenderci cura di quello che ci rimane dell'ecosistema di cui ci siamo approfittati fino adesso. E quindi io ho immaginato un mondo dove non solo ci sono tipo degli elementi geoingegneristici per la cattura dell'anidride carbonica, non solo c'è il traffico distribuito, le macchine elettriche, ci sono una serie di cose implementate che già esistono, tecnologie che già esistono ma che non vengono implementate, ma anche si è superato il concetto di denaro come valuta accumulabile, quindi è stato sostituito da una valuta non accumulabile basata sulla salute. E quindi è un mondo diverso, ma dove la catastrofe non è visibile, c'è stata, siamo sopravvissuti, siamo molti di meno, però in realtà non è un mondo così diverso dal nostro, se non nel nostro modo di viverlo.
Poi, se avessi voluto fare climate fiction italiana vera, tu hai detto che è un fenomeno prettamente anglosassone, un po' perché è nato all'inizio un po' da una costola della fantascienza, che è un fenomeno generalmente anglosassone. Però se andiamo a vedere nei vari stati ci sono esempi di climate fiction meno visibili perché non hanno a che fare con narrative post-apocalittiche o distopiche. Un caso è La Piena di Mikael Niemi, che è svedese, dove racconta semplicemente un intensificarsi delle precipitazioni e come questo possa distruggere intere città. In Italia io vorrei che qualcuno facesse della climate fiction sul cuneo salino della Foce del Po, per dire, che è una situazione che vedono solo i contadini di quell'area e di cui noi sostanzialmente ce ne freghiamo. Di cosa si tratta? Sostanzialmente, dato che le acque si stanno alzando, c'è una parte di acqua salina che risale il Po per un bel po' di chilometri andando a contaminare le terre, andando a rendere più difficile le coltivazioni. Ecco, raccontare una storia ambientata magari con un protagonista che abbia a che fare con quella terra sarebbe un esempio di climate fiction radicata nel presente che ci aiuta a vedere di più quello che stiamo attraversando. Climate fiction padana. Beh, questo punto sì. Sì, ecco, io volevo chiedere anche a livello, diciamo, sociopolitico, forse questo più a Fabio, no? Ma in paesi appunto in cui non si nega il cambiamento climatico, però diciamo, non è la climate fiction anche, non è il tema del cambiamento climatico un modo per guadagnare facili consensi, perché alla fine chi non è d'accordo su questo, no? Allora, io non so, nella mia esperienza, quando parlo di, adesso un po' meno, ma fino a qualche anno fa, quando dicevo la parola riscaldamento globale, la gente scappava. E i politici in Italia non se ne occupano, non è un caso. Se non adesso, un pochino, non so se avete visto, non voglio entrare in politica, però quando si parlava del nuovo governo, tra i vari punti c'era sostenibilità ambientale, che vuol dire tutto e nulla, no? Cioè non era... In Italia si parla molto poco di cambiamento climatico, tanto è vero che gli unici che ne parlavano in politica erano un partito che si occupava prevalentemente, o se non solo, di quello. Quindi io non credo che la climate fiction venga utilizzata, possa essere utilizzata o diventare una moda, se non, come dicevi tu prima, un modo di deresponsabilizzarci, perché quando vedi qualcosa che è così più grande di te e che non ha, verso cui tu non puoi fare nulla, diventi ancora più edonista, dici ok, va bene, moriremo, intanto io mi metto in Bermuda. Quest'ultima domanda invece è per Stefani e riguarda appunto una teoria appunto degli anni 70 di Lovelock che formulava appunto l'ipotesi di Gaia, per cui il pianeta sarebbe come una sorta di superorganismo che raggiunge, grazie all'interazione dei suoi componenti, un equilibrio fisico-chimico tale da favorire la vita. La Cli-Fi di oggi si ispira ancora a questo modello? To some extent, I mean, I think, I don't know that we can assume that there is an equilibrium that favors life in a planet whose processes have been profoundly interrupted by human extraction. However, a novel such as Richard Powers' The Overstory, which Fabio mentioned earlier, tells us quite a lot about the communication and the kind of socialist economy of trees, the sharing economy of trees, and the profoundly social nature of plant life in a way that suggests that non-human beings occupy a kind of long form of time that humans can barely comprehend, and that ultimately will keep on regardless of what we as a species do to ourselves and to other life forms. So I think one of the
areas of hope within a lot of climate fiction is that life itself cannot be extinguished, even if humanity as we now understand it can be, will be. In un certo senso, sì, non credo che si possa assumere appunto che ci sia un equilibrio che favorisce la vita proprio su un pianeta i cui processi noi abbiamo interrotto attraverso l'estrazione delle risorse da parte dell'uomo. Il romanzo di Richard Powers, che Fabio citava prima, ci racconta tantissimo dei modi di comunicazione e dell'economia socialista, della sharing economy degli alberi e del mondo vegetale. Delle modalità che ci mostrano in un certo senso come gli esseri viventi non umani godano di una forma di vita molto lunga che noi non possiamo capire fino in fondo e andiamo avanti a prescindere dai danni che facciamo nei nostri stessi confronti e nei confronti delle altre forme di vita. Credo che la speranza insita nella climate fiction è proprio questa, il ricordarci che la vita in sé, la vita in generale non si può estinguere, anche se invece l'umanità si può estinguere e probabilmente lo farà. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere, a questo punto ringraziamo il Festival Letteratura per averci ospitato, Stéphanie Le Ménager, Fabio De Otto, e grazie per la traduzione. E il nostro sul sito www.labalenabianca.com continueremo a parlare di questi argomenti. Ringrazio anche Cristina Travagnini per averci dato l'idea per questo fantastico intervento. Grazie. Grazie, vi ricordo dei libri che sono disponibili qui al banchetto e Fabio può restare qua a firmarli. Grazie.